Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo test. Oggi proviamo a fare un volo comparativo a livello di telecamera. Quale fra questi due droni, non qual è il migliore, perché magari diventa anche soggettiva la cosa a livello video, però giusto per vedere un confronto tra le due videocamere montate su questi due fantastici droni, perché in realtà tutti e due questi droni sono eccezionali. Uno con dei pro e dei contro, l'altro con dei pro e dei contro, ovviamente, anche se sono due fasce di droni diverse, nel senso che ovviamente c'è una diversità di dimensione notevole, però giusto per vedere la fotocamera, il comportamento che ha a livello di colori, a livello di luce, di luminosità, di contrasto, tutte queste cose. Quindi vediamo come si comporta una e come si comporta l'altra. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, facciamo questa prova comparativa di questi due fantastici droni. Ok ragazzi, facciamo il primo volo, partiamo con il Mavic Air. Non è una bellissima giornata, è un po' grigia, ci sono un po' di nuvole bianche, non c'è il sole. Però diciamo che la situazione luce è uguale per entrambi, quindi vediamo il comportamento delle due videocamere in questa situazione. Registriamo a 1080p a 60 fps per tutti e due i droni. Quindi adesso decolliamo col Mavic Air e vediamo il comportamento di questa fantastica fotocamera montata su questo drone. Allora decolliamo, iniziamo la registrazione, decolliamo. Ok, c'è anche un po' di vento. Ok ragazzi, adesso siamo pronti con l'autoelivo. Vi ricordo che qua non c'è per forza la necessità di avere un telefono collegato, si può usare il suo display per sostituire il telefono, quindi vabbè, in questo caso va più che bene il suo display, anche perché comunque è un display OLED. Quindi ragazzi, adesso decolliamo e facciamo una prova comparativa delle stesse inquadratura fatta prima con Mavic Air, adesso la facciamo con l'autoelivo e dopo ognuno tirerà le sue conclusioni sulle inquadrature, sul i colori, la luce, l'esposizione, tutto quello che riguarda l'inquadratura di queste comunque fantastiche fotocamere per entrambi. Ripeto, il video è 1080 60 fps, quindi adesso decolliamo, accendiamo i motori e saliamo. C'è anche un po' di vento, come vedete dalle foglie che si muovono. Saliamo. Direi che possiamo andare a un'altezza di, andiamo a circa 50 metri e vediamo già i colori del paesaggio. Vediamo i colori delle case, ovviamente qua l'autoelivo sale a una velocità esagerata rispetto al Mavic Air. Allora, siamo più o meno alla stessa altezza e l'inquadratura è questa, è la stessa. In questo caso abbiamo comunque a zero il gimbal, quindi per tutte e due è a zero gradi il gimbal, quindi inquadratura è siamo simile, molto molto simile a livello di posizionamento e come inquadratura. Direi che possiamo riatterrare e poi ognuno tirerà le sue conclusioni sul comportamento di una fotocamera o sull'altra. Quindi riatterriamo. Ok, il Mavic Air è atterrato. Ok, anche l'autoelivo è atterrato. Quindi ragazzi, adesso i due droni hanno fatto le loro riprese, ovviamente una ripresa semplice, ma giusto per capire la diversità di colore, di saturazione di colori, del comportamento con la luce e via dicendo. Quindi ragazzi, adesso facciamo il montaggio video con il confronto di questi due droni e poi ognuno tirerà le sue conclusioni su queste fantastiche comunque fotocamere che vengono montate su questi due meravigliosi oggetti. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!